Namaste, grazie per essere qui a platicare con me anche oggi. Come sempre iniziamo con un grande respiro per poter atterrare nel qui ed ora. Ascoltare per prima cosa se siamo comodi o se c'è qualcosina che possiamo fare per rendere più comoda la nostra posizione. E poi chiudiamo gli occhi e come sempre andiamo in ascolto di tutte le sensazioni. Vogliamo anche oggi esplorare noi stessi, scoprire se c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di sconosciuto, e accogliere senza giudizio tutto ciò che arriva a noi. Scopriamo ciò che siamo nell'istante presente e lo accogliamo. Ascolto anche le sensazioni corporee e man mano che percepisco delle tensioni, immagino di poter portare lì il mio respiro e lasciare che si sciolga. Come se il mio respiro potesse massaggiare la parte del corpo che trattiene più tensioni. Ed ora vorrei iniziare la pratica di oggi proponendo Kapalabhati, che non è in realtà una respirazione, ma è classificata come una purificazione del corpo. È la respirazione dell'espiro forzato, quindi noi ci concentreremo soltanto sull'espiro, facendo partire il movimento dal nostro addome, quindi andremo a contrarre la parte bassa dell'addome per poter espirare in maniera decisa e diretta, e mentre dell'inspiro non ci preoccupiamo, l'inspiro verrà da sé, è totalmente passivo. È importante non forzare, quindi se non l'abbiamo mai fatto prendiamoci del tempo, non sforziamo, se sentiamo un capogiro fermiamoci, facciamo un grande respiro e se vogliamo possiamo riprovare. Sconsiglio di fare questa pulizia alle persone che magari hanno già la pressione un po' alta o alle donne in dolce attesa. Se state praticando in questo momento ed è meglio che non facciate Kapalabhati, semplicemente rimanete con le mani sul vostro addome e fate una bella respirazione addominale finché sentite che il vostro respiro diventa bello lento, profondo e costante. Chi invece vuole provare a fare Kapalabhati, rilassiamo bene le spalle, verifichiamo che la colonna sia ben allineata, i muscoli del viso distesi. Si inizia con un inspiro non troppo profondo e poi si va ad espirare cercando un proprio ritmo che sia costante, cerchiamo che ci sia la costanza e un vigore nel respiro. Non è importante tanto la velocità, quanto più trovare il proprio ritmo.
un grande respiro e accogliamo le sensazioni. Congiungiamo le mani al petto, inspirando ci allunghiamo bene verso il cielo ed espirando le braccia ritornano. Con le mani sulle ginocchia che ci aiutano, inspiro, le spalle vanno indietro, il petto viene in avanti, il mento si solleva leggermente, poi espirando, spalle in avanti, petto che va indietro, la testa cade. Proseguiamo per qualche respiro. Ci fermiamo, allineiamo bene la colonna, inspirando apriamo le braccia a croce ed ora espiro, mi allungo verso un lato, lo sguardo osserva, inspiro, torno al centro, lo sguardo in avanti ed espirando ruoto dall'altro. Ancora una volta per lato. Inspiro, torno al centro, espiro, rilasso le spalle. Sciolgo un pochino se le mie spalle lo desiderano con movimenti liberi. E a questo punto andiamo a portare le mani al petto, intrecciamo le dita. E poi ruotando i palmi all'esterno, le braccia si allungano in avanti. Rilassiamo bene le spalle verso terra, allineiamo la colonna. Ed inspirando dolcemente, le braccia si sollevano per quel che possono. Sentiamo bene l'inspiro nel petto e l'espiro nella pancia. Espirando dolcemente le braccia ritornano, sciolgo le mani e vado ad appoggiarle a terra di fronte a me. E se posso, ruoto la punta delle dita verso il corpo e l'interno delle braccia verso la parete di fronte a me. Rilasso le spalle all'indietro e rimaniamo qualche istante. Se mi è possibile, dondolo un pochino portandomi più sulle dita e poi riportando il peso un pochino in avanti verso il polso senza sforzare. Ascoltiamo bene il nostro corpo in questo momento fin dove può andare. Ancora un paio di volte. Poi lentamente torniamo, sciogliamo bene, andiamo di nuovo a intrecciare le dita delle mani e ora immaginiamo di disegnare degli 8 con le due mani intrecciate. Se c'è possibile proviamo a invertire il senso. Di nuovo sciolgo ed ora
Inspirando con le braccia flesse, i polsi salgono con i pugni verso terra e poi espirando i polsi scendono con i pugni verso il cielo. Inspiro, espiro. Ci fermiamo e infine andiamo a portare uno alla volta le dita a contatto con il pollice. Dall'indice al mignolo e dal mignolo all'indice. Se per qualcuno dovesse essere molto semplice, possiamo scindere le due mani, quindi mentre una mano va dal pollice al mignolo, l'altra va dal mignolo all'indice. Sciogliamo. Di nuovo, se necessario, rilassiamo le spalle e poi facendo tutti i movimenti necessari andiamo a portarci a cartone. Troviamo bene la nostra simmetria, quindi le mani sono proiettate sotto alle spalle, le ginocchia sotto le anche e iniziamo con la respirazione del gatto. Quindi quando espiro il bacino e la coda si portano tra le gambe, la testa si abbandona, lo sguardo verso l'ombelico, poi quando inspiro la coda verso il cielo, le spalle bene verso il bacino, lo sguardo si solleva per quel che può, ma non voglio creare tensioni nel collo, non voglio schiacciare le mie lombari, piuttosto se ho male, scusate, non le lombari, le cervicali, piuttosto se ho male nelle cervicali, mi fermo con la testa e lo sguardo verso terra, immagino che la mia testa vada in avanti, quindi allungo la colonna così senza la necessità di andare a schiacciare tanto le cervicali se già mi fanno male o hanno tante tensioni. Adesso, mantenendo il movimento, ogni volta che espiro avvicino un ginocchio alla fronte e poi lo riporto a terra. Inspiro, espiro, avvicino l'altro, torno. Provo ad aggiungere il movimento delle braccia. Quindi espiro, avvicino il ginocchio destro alla fronte, inspiro mentre il ginocchio destro torna a terra, sollevo il braccio sinistro. Espiro, scendo, avvicino il ginocchio sinistro, inspiro, ritorno e sollevo il braccio destro. E vado alternando. Ora ci fermiamo un istante, verifichiamo di avere bene la simmetria. Espiriamo e inspiriamo, solleviamo contemporaneamente braccio sinistro e gamba destra. Espiro, scendo. Inspiro contemporaneamente gamba sinistra e braccio destro.
e alterniamo i due lati. Ancora una volta per lato e poi rimaniamo con gamba sinistra e braccio destro allungato. Espiriamo, inspirando sempre possibile. La mano sinistra ruota all'esterno, fa un grande cerchio, va a cercare l'interno del piede. Immagino con la punta del piede di spingere un pochino al cielo. Sento bene il respiro che attraversa tutto il corpo. E poi, espirando dolcemente, ritorno. Incurvo un attimo la schiena, inspiro, sollevo braccio sinistro e gamba destra. E ora, se mi è possibile, ruoto il palmo della mano sinistra all'esterno, faccio un grande cerchio mentre piego la gamba destra e vado a cercare l'interno del piede. Espirando dolcemente lascio, ritorno, riappoggio a terra. Scivolo un istante con i glutei verso i talloni, il busto sulle cosce. Se mi è comodo, la fronte a terra, sui pugni sovrapposti, sul cuscino. Cerco la posizione che più mi sia comoda per abbandonarmi un istante. Se sento tensioni nei polsi, ne approfitto per sciogliere un pochino. Ed ora, inspirando, le mani scivolano sotto alle spalle ed espirando dolcemente, mentre le mani spingono a terra, il busto risale. Diamo al corpo qualche istante. Poi torniamo carponi. Di nuovo la simmetria. Questa volta inspiro, punto la punta dei piedi a terra, espiro, spingendo un pochino con le mani, avvicino le ginocchia a petto, il busto verso le cosce. Inspiro, torno e riallineo la colonna. Espiro, fletto i gomiti, avvicino le ginocchia al petto, inspiro, torno e riallineo. Espiriamo l'ultima volta e poi inspirando dolcemente allunghiamo le gambe, i talloni tendono verso terra, andiamo nella posizione del cane testa in giù, sciogliamo bene le tensioni nel collo, le spalle si allontanano dalle orecchie, immagino col bacino di ruotare al cielo, se necessario fletto un pochino le ginocchia. Prossimo espiro, appoggio le ginocchia a terra, allungo la pianta del piede, fletto i gomiti mantenendoli ben vicino al petto, appoggio le spalle a terra e poi srotolo una vertebra dopo l'altra. Scivolo in avanti con le mani, i gomiti vanno sotto alle spalle, vado nella posizione della sfinge. Cerchiamo di rilassare bene tutto il retro del corpo sulla parte anteriore, quindi rilasso bene i gomiti,
i glutei, le spalle. Abbandono bene tutto il corpo sui punti di contatto tra il corpo e il pavimento. Ed ora, espirando dolcemente, i gomiti tornano indietro, appoggio il petto, le spalle e, se mi comodo, la fronte a terra e allungo le braccia ai fianchi. Espiro, inspirando, proviamo a sollevare le due gambe contemporaneamente, mantenendo, se possibile, la fronte a terra. Se mi dà fastidio, appoggio su una guancia. Manteniamo per qualche respiro. E poi, espirando dolcemente, ritorno, rilasso un istante. Se ho appoggiato la testa su una guancia, ruoto sull'altra per creare simmetria, altrimenti ritrovo bene l'appoggio della fronte a terra. E di nuovo, inspirando, sollevo le gambe verso il cielo. Espiro, ritorno. Questa volta pieghiamo una gamba dopo l'altra, con le mani andiamo a cercare l'interno del piede, riappoggiamo la fronte a terra e poi, inspirando, se possibile, solleviamo spalle e ginocchia per quel che possiamo. Il respiro attraversa bene tutto il corpo. Sentiamo bene le scapole che si cercano. E poi, espirando dolcemente, torniamo. Ora sì, ruotiamo tutti la testa su una guancia per rilassare un istante, ascoltare le sensazioni. Ed ora la testa torna a terra, le mani sotto alle spalle, punto i piedi a terra, sollevo prima il bacino, con le mani mi aiuto a sollevarmi, passo a carponi, scivolo un pochino indietro con le mani perché poi dolcemente ritorno nel piano a testa in giù. Mi allungo bene nella posa, sento il contatto dei palmi a terra, i talloni cercano il pavimento. Rilasso il collo, la testa, ruoto un pochino il bacino al cielo. E ora espiro, fletto la gamba sinistra, inspiro, l'allungo al cielo, poi espirando, veniamo in avanti, proviamo ad appoggiare il ginocchio al centro tra le due mani. Il bacino scivola verso terra, distendo la punta del piede. Faccio passettini in avanti con le mani quanto necessario per sentire la mia schiena comoda, quindi non devo sentire tensioni a livello delle lombari. Rilasso bene le spalle, il mento rientra un poco, allineo tutta la colonna. Cammino di nuovo indietro con le mani al lato del ginocchio. Carico bene il peso, espiro, punto la punta del piede destro, scivolo indietro col piede sinistro e poi, inspirando, riallungo nel cane testa in giù. E
Espiro, fletto la gamba destra, inspiro, l'allungo bene al cielo, poi espirando, vengo in avanti col busto, questa volta appoggiamo il ginocchio destro e dolcemente lasciamo scivolare il bacino a terra, distendiamo la punta del piede, come prima, tutti i passettini necessari per liberare la schiena dalle tensioni. Rilassiamo le spalle, allineiamo le cervicali. Scivoliamo bene col peso sul gluteo destro per aiutare la gamba sinistra a venire in avanti, avvicinare entrambe le ginocchia a petto e stringerle bene un istante. A questo punto allunghiamo una gamba in avanti, con le dita delle mani intrecciate ci afferriamo bene al ginocchio piegato, una vertebra dopo l'altra, scivoliamo verso terra. Quando la nuca raggiungerà il pavimento, con le dita delle mani intrecciate stringiamo bene il ginocchio al petto. Le mani lasciano, la gamba si allunga, pieghiamo anche l'altra e con le dita delle mani intrecciate stringiamo anche questo ginocchio al petto, qualche respiro. Pieghiamo anche l'altra gamba e adesso verifichiamo di avere lo spazio dietro di noi perché andremo nell'aratro. Non forziamo il nostro corpo, se non lo abbiamo mai fatto possiamo tenerci un cuscino vicino da far scivolare sotto le lombari che ci aiutano a sollevare il bacino. Ricordiamoci che il ritorno fa parte della posa come l'entrata, quindi se il corpo ci chiede di tornare, si torna dolcemente così come si è entrati, senza movimenti bruschi. E ascoltiamo, se il corpo non è comodo, nessuno ci obbliga a fare la posizione. Per prima cosa solleviamo un pochino la nuca, la riappoggiamo bene a terra, cercando di allinearla bene a terra. Sentiamo come se avessimo creato spazio nelle nostre cervicali. Oggi per me le cervicali sono lombari, scusate. Braccia bene lungo i fianchi, poi pieghiamo un ginocchio dopo l'altro al petto. Appoggiamo le mani sui glutei, iniziamo già con i gomiti a cercare il contatto a terra, perché ora inspiriamo e con l'espiro le mani e gli addominali ci aiutano a sollevare il bacino, avvicinare le ginocchia alla fronte. E rimaniamo un istante così. Questo momento serve per uno, abituare il corpo, secondo, ascoltare se il peso è nel collo e quindi ci stiamo facendo del male, va bene sulle spalle. Se è nel collo, scendo, mi risistemo, appoggio bene le spalle, i gomiti e con l'espiro risalgo finché sento di essere comodo. Quando in questa posizione sarò comodo, apro un pochino le ginocchia e le lascio scivolare verso le orecchie. E se voglio a questo punto, posso distendere le gambe oltre la mia testa. Con le mani sostengo comunque le mie lombari, il collo è libero, cerchiamo di non girare la testa, ma non sentire tensione nelle cervicali. Se la punta dei miei piedi tocca terra, immagino con gli alluci di toccare la mia fronte e con i talloni di toccare la parete dietro di me. Sento bene il respiro in tutto il corpo.
dolcemente. Prima fletto le ginocchia, le riavvicino alla fronte e sostenendo bene il mio bacino con le mani, torno una vertebra dopo l'altra, provando a non sollevare la testa quando il bacino ritocca terra. E a questo punto stringo bene le ginocchia al petto. Accolgo le sensazioni. Se il mio corpo lo desidera, posso andare a massaggiare un pochino tutta la colonna dondolando da destra a sinistra. Posso includere anche la testa per massaggiare il collo, il cuoio capelluto. Fino a che mi lascerò scivolare completamente su un fianco e rimango qualche istante. Scivolo con le mani a terra e con l'aiuto delle mani che spingono sul pavimento, dolcemente il busto risale. E andiamo a cercare una posizione seduta che ci sia comoda. E se lo desidero, posso concludere sempre con Kapalabhati, il Kriya dell'espiro forzato. Si parte con un leggero inspiro e poi ci si concentra soltanto sull'espiro. Un grande respiro e accogliamo tutte le sensazioni che si presentano in noi. Om Shanti. Grazie di cuore.